La 21esima giornata di promozione Girone F riserva l'anticipo del sabato mettendo di fronte Bellari, Giamarina e Sponticciolo. La squadra di Fusi cerca il green pass per l'entrata di diritto nei playoff. Lo Sponticciolo punti salvezza dato il penultimo posto in graduatoria. Cornice di pubblico importante, giovani ultras adriatici ad impreziosire gli spalti del Nanni. Arbitra la gara Yassin Affidi della sezione di Ravenna, coadiuvato da Luca Paglierani e Nicola Mancini della sezione di Rimini. I Bellari, maglia viola, insidia per la prima volta la porta di Tani con questo tiro di Cocco già al secondo minuto. La squadra di Fusi prosegue il suo forcing iniziale con questo colpo di testa dei giornali che si perde a lato. Bellari a padrone del campo con questo tiro di Ceccarelli che Tani blocca in piena sicurezza. Al 33esimo la svolta del match, Giornali riceve palle, prova a difendere il pallone a scaraventarlo in fondo al sacco. Questa volta Tani non può davvero nulla e via la festa dei terribili boys di Luca Fusi. Sponticciolo che ci vede finalmente solo al minuto 41 con questo tiro di Brisigotti neutralizzato da Ramenghi, squadre che vanno all'intervallo sul risultato di 1-0. La ripresa mette in mostra uno Sponticciolo orgoglioso, con Ramenghi costretto a rifugiarsi in corner su questo traversone proveniente dalla sinistra. Dalla bandierina al minuto 10 Pivi in acrobazia alza la sfera. Dall'altra parte il tiro dalla distanza di Meluzzi riceve una deviazione che per poco non inganna l'estremo ospite Tani. Bellaria vicinissimo al 2-0. È la volta del neoentrato Vitali che qui si lamenta per una strattonata riuscendo comunque a calciare debolmente. Lo Sponticciolo da calcio piazzato previene al pareggio, il tiro di Brisigotti viene respinto alla barriera, piomba sul pallone un giocatore in maglia bianco-verde che viene ritenuto in posizione di offside al momento del tap-in vincente, gol dunque annullato. Le migliori azioni del Bellaria nella ripresa portano alla firma di Vitali che in contropiede chiama al tuffo Tani. Lo Sponticciolo ha la forza di replicare con questa girata, conclusione finale a cura di Fabri, Ramenghi risponde presente. Il contropiede è sempre Vitali, calcia malamente. L'ultima azione del match è di marca ospite con il tiro di Giovanelli che non inquadra il bersaglio. Termina qui una gara non particolarmente bella, Bellaria decisamente meglio nel primo tempo, Sponticciolo che viene fuori alla distanza, decisamente migliore la prestazione dei biancoverdi nei secondi 45 minuti di gioco. La cosa più bella del match in sintesi è il pubblico e l'entusiasmo di questi giovani supporters in una piazza che ha bisogno di ritrovarsi e di tornare in categorie più consone.